Trovato. Ciao, buongiorno, bentrovata a te, un saluto a tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora, la fiducia, dicevo, è ovviamente messa a dura prova. Il mercato però sembrerebbe, almeno che nell'intento voglia mantenersi ben impostato. Cosa dici? Ovviamente in attesa anche della Fed e della BCE di domani. Sì, sorprendente onestamente la partenza di oggi perché, come sai, nottetempo è arrivata questa decisione di Fitch. Fra l'altro a sorpresa perché era attesa per l'estate Esatto. che come sai ha downgradato l'Italia, diciamo, siamo a un passo il nostro debito dal junk, dal livello junk. E questa è una notizia che in tempi, diciamo, normali, in tempi standard avrebbe potuto mandare molto giù il mercato. In realtà stamane ci sono segnali di tenuta, viene confermato un po' il mood di questa settimana, ricordo fra l'altro che sarà una settimana corta perché il 1º maggio i mercati sono chiusi e quindi insomma nonostante tutto si cerca di risalire, di proseguire quello che è il movimento di recupero dai minimi e di rompere quella che è un po' la congestione che ha caratterizzato l'ultimo mese. Facendo mente locale abbiamo assistito, diciamo, a tre impulsi, quello violentissimo a partire il sell-off dai massimi di fine febbraio, poi il minimo toccato a metà marzo e da lì un tentativo di reazione a cui ha seguito un consolidamento. Sembra che questo consolidamento possa terminare questo equilibrio acquirenti-venditori, diciamo, vincere a favore degli acquirenti e il segnale di oggi è interessante. Come dicevi tu correttamente, però, siamo nella 2 giorni delle banche centrali, oggi la Fed, domani la BCE, e siamo anche in un momento delicato per le trimestrali americane perché i big stanno dando i numeri. E fra l'altro sorprendono perché, per esempio, stanotte sono arrivati i numeri di Google che in qualche modo mostrano qual è l'andamento delle abitudini, la, come dire, la mutamento delle abitudini delle persone impatta anche sui conti economici. Perché se fai caso, i numeri di Google sono stati premiati dalle incredibili numeri di visualizzazioni che ha avuto YouTube negli ultimi 2 mesi, per ovvie ragioni, no? Sì, Siamo più in sì, sì. casa e quindi questo è uno spunto secondo me anche interessante, cioè come le mutate abitudini delle persone poi possano impattare sui conti economici, in alcuni casi in termini positivi, chiaramente come in Google, in altri a me in termini negativi perché alcuni business sono insomma destinati un attimo a avere una contrazione. E qui tornando anche un po' e mi lego a quello che erano anche i tuoi precedenti ospiti, ho visto che c'era molta polarizzazione delle opinioni, c'è chi ti scrive ma siete pazzi a riaprire tutto e Sì, chi invece ti esatto. scrive ma siete pazzi a non riaprire tutto e siamo in una fase veramente in cui le opinioni si stanno molto polarizzando. E anche se fai caso, adesso non voglio entrare nel tuo campo della comunicazione, ma stamane per curiosità leggevo anche i dati dell'audience delle trasmissioni televisive, ho visto che c'è stata un'impennata soprattutto sui giornalisti più polarizzati, no? Su giornalisti che diciamo hanno delle posizioni Sì, che prendono abbastanza. posizione netta rispetto a questa cosa dell'apertura, assolutamente. Esatto, apertura e chiusura, per esempio, ho visto che Scanzi ha avuto un boom di follower. Porro anche che è molto polarizzato, insomma, chi è un po' agli estremi in questo momento catalizza l'interesse delle persone perché le persone vogliono, secondo me, trovare un media che confermi e radichi ancora di più le loro convinzioni, no? E Sì. questo, potrebbe essere anche un tema, diciamo, interessante proprio sociologico. Sì, assolutamente, assolutamente. Pietro, ti posso già fare una domanda che è arrivata, visto che parlavamo di Google, non c'entra molto, però insomma, Alberto chiede, Amazon è meglio acquistarlo sul mercato americano o italiano? Poi dopo ritorniamo sulla view dei mercati e diamo spazio alle domande più tra un attimo. No, assolutamente americano, Ok. diciamo sul mercato italiano ci sono insomma degli strumenti che ti consentono di farlo, ma non c'è ragione perché comunque sono legati a rischio cambio. Il limite di quello di farlo sul mercato italiano è che
sono prodotti molto più liquidi e quindi andrei direttamente su Amazon. Però se ci pensi la domanda torna, no? Nel senso che tutti adesso stanno puntando su Amazon perché tipicamente le mutate abitudini di vita di tutti noi hanno costretto, fra virgolette, anche chi non era molto avvezzo all'acquisto online a farlo. E qui secondo me c'è anche un altro tema interessante, Manuela, perché se la tua esperienza di acquisto è buona e quindi tu magari in questa quarantena per la prima volta hai comprato su Amazon e dici, caspita, sai che mi sono trovato proprio bene, che è preciso e tutto, e c'è il rischio che poi questa nuova abitudine diventa una routine, una consuetudine e quindi i consumi possono cambiare e quindi Amazon potrebbe trovare nuovi clienti proprio in virtù del fatto che nuove persone l'hanno scoperta, essendo stata l'esperienza nuova, buona, la mettono nella loro routine e quindi le abitudini di consumo cambieranno a favore naturalmente di questi grandi colossi che fra l'altro operano bene, lavorano bene e quindi c'è il rischio che fidelizzino tanti nuovi clienti dopo questa nuova, diciamo, Sì, esperienza di certo, quarantena. chiaramente, assolutamente sì. Già comunque il modo di lavorare, anche il modo di consumare cambierà proprio perché noi stessi ci siamo, senza volerlo, inculcati nella nostra testa altre condizioni rispetto a quelle con le quali ci confrontavamo prima del lockdown. Figuriamoci se ci siamo abituati anche diversamente, proprio concretamente, no? Se l'abbiamo già fatto. Quindi questo è un Chiaro. aspetto che bisognerà valutare e che insomma fa preoccupare ancora di più i negozi. Sì, fra l'altro, Sì. se posso aggiungere giusto una considerazione che sembra generale ma è di carattere Certo, economico-finanziario, certo. il fatto che le abitudini di consumo cambino, bisogna capire se cambino in maniera permanente o in maniera, diciamo, transitoria. Il mio punto di vista è che domani, il 4 maggio, quando riapre tutto, non è affatto detto che le abitudini di consumo riprendano come prima. La mia opinione, ma senza né essere ottimista né pessimista, è che molto 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 difficilmente, anche se la curva dei contagi si abbassa e quant'altro, anche se siamo tranquilli e tutto va come deve andare, le abitudini di consumo torneranno come prima. Cioè la riflessione è che anche se questo virus sparisce miracolosamente fra 3 mesi, comunque non saranno le stesse abitudini di consumo perché nella testa delle persone è rimasto un tarlo e quindi l'unico modo per levarlo è il vaccino. Quindi da qui al vaccino, secondo me, pensare a ristoranti pieni come prima, nonché eventi pieni di gente e quant'altro, è un'illusione. Cioè il fatto che formalmente si riapre non vuol dire che si aprirà come prima, perché ormai la No, percezione di no. tutti noi è cambiata e quindi Come si dice, non non sarà un credo. liberi tutti, ma poi saremo noi per primi, credo, a limitare, no, le nostre Sì, uscite. proprio in considerazione di questo, proprio perché Certo. noi limiteremo, Esatto, bisogna esatto. scordarsi che le cose torneranno come prima, ma questa secondo me anche qui non è da prendere come un modo per deprimersi, no? Anzi, viceversa, deve essere un modo per dire, ok, cambia il mondo, cambiamo anche noi, troviamo opportunità. Quindi secondo me anche qui bisogna farsi forza, non pensando che il cambiamento è necessariamente un momento negativo. Ma crisi vuol dire anche opportunità, no? Opportunità di tante cose nuove e anche opportunità per rivedere magari anche i nostri parametri di vita in meglio. Assolutamente sì, Pietro. Allora, cosa pensi delle attese rispetto alla Fed di stasera e alla BCE di domani? Nel senso, ci saranno sorprese? Domanda 1, e poi io ho già impostato sul grafico l'euro-dollaro. Potrebbe esserci qualche variazione significativa nel cambio dopo l'intervento, insomma, degli istituti centrali? Sì, guarda, il dollaro sta soffrendo nelle ultime 4 sedute. Noi proprio stamane abbiamo fatto un articolo sul dollar index che è assolutamente uno strumento interessante da monitorare in questi casi. E qui la situazione, diciamo, è per certi versi agli antipodi, no? La Fed è stata molto rapida nell'agire. E quindi se ci pensi è bastata una pressione di Trump, perché lì la meccanica è semplice, no? Dici, mi stampi $1 billion, cliccano su Enter e vanno in stampo $1 billion in pochi secondi, no? Perché poi il problema dell'inflazione sostanzialmente non c'è, quindi stampare è molto semplice per la Fed, lo ha fatto in maniera molto
forte e quindi non credo che ci siano delle misure, diciamo, aggiuntive o delle grosse novità, quindi non mi aspetto scossoni. Diverso secondo me è il discorso della BCE, perché diciamo la Lagarde dopo un avvio veramente infelice, e non ci scordiamo che diciamo la seduta peggiore della storia di Piazza Affari è stata una seduta, diciamo, dove questa debacle è stata ascrivibile assolutamente alle parole poco felici della Lagarde. Adesso, onestamente, dopo questa battuta, diciamo, questo inizio drammatico, sta in qualche modo cercando di riparare con delle politiche che sostanzialmente stanno comprando di tutto e di più sul mondo obbligazionario. Quindi, questa è un po' la cosa. Quindi, non mi aspetto nulla dalla BCE, dalla Fed, ma qualcosina di interessante dalla BCE, sì, magari qualche ulteriore, diciamo, concessione, magari acquistando anche, diciamo, bond di livello inferiore. Tornando invece sull'euro-dollaro, è Sì. interessante graficamente perché, insomma, consiglio anche a chi ci ascolta da casa di congiungere banalmente i massimi che l'indice, che il cross ha toccato il 9 marzo, poco sotto, diciamo, in area 1,4, poco sotto 1,15, e i minimi che invece ha toccato il 23 marzo, ne verrà fuori una figura triangolare, una sorta di triangolo simmetrico. La cosa interessante è che tipicamente quando i cross vengono fuori da una compressione di volatilità di questo tipo lo fanno in maniera molto violenta, quindi consiglio di tracciare due banali trend line, una rialzista e una ribassista. E la fuoriuscita dei prezzi da questo pattern potrebbe innescare una buona esplosione della volatilità. Va bene, allora ti leggo qualche messaggio, Pietro, se sei Vai. d'accordo. Un amico scrive: buongiorno, un'analisi per favore su Servizi Italia e Banca Pharma Factoring. Che fare, tenere o vendere? Cosa ne pensi di questi due titoli? Ma guarda, anzitutto diciamo sono small cap, cioè titoli sottili e che quindi vanno pesati in portafoglio insomma, con sale in zucca, no? Nel senso che Sì. non puoi pensare di metterne quantità eccessive perché in effetti sono titoli che soprattutto in virtù della contrazione dei volumi, possono dare qualche problemino. Fra l'altro anche qui ci sarebbe una riflessione da fare perché ultimamente i volumi a Piazza Affari sono veramente a lumicino e questo, diciamo, è un ulteriore, diciamo, elemento di attesa, insomma, di allerta. Diciamo, banca pharma factoring, perché no? Cioè, non mi dispiace, tutto sommato, insomma, non è impostata male e quindi probabilmente la terrei, ma non spostandomi sull'oltre 4-5% del portafoglio complessivo. Ok, La seconda che mi dicevi invece. allora aspetta che la riprendo un attimo perché adesso stavo leggendo un altro messaggio e me lo sono perso perché un altro, magari segnati anche questo, intanto lo ritrovo Pietro, perdonami perché stanno arrivando un sacco di messaggi. Un altro amico a proposito di volumi sottili dice: mi piacerebbe avere un'analisi di Digitouch, quindi magari rifacciamo questa e poi ti riprendo il messaggio precedente. Ok, Digitouch Sì. la cerco perché non è un titolo che ho in watching list. Lo Digi. guardiamo, eccola qui, io l'ho Hai per trovata. caso il ticker? Certo, Domodossola Genova Torino. E in questo momento quota 1,17 meno 1,68. Infatti l'amico diceva: mi rendo conto che è sottile come titolo, però voleva un parere, insomma. Adesso io ti vado a Domodossola riprendere l'altro Genova messaggio. Torino. Ok, vediamolo un po'. Ok, guarda, sui fondamentali non so che dire perché non è un titolo che conosco e quindi insomma, mi riservo eventualmente se mi vuole scrivere una mail, analizzo meglio la Sì. situazione. Sul fronte grafico, la prima cosa che si nota è che è un titolo che scambia volumi molto sottili. Per capirci, da stamane ha scambiato 2500 pezzi, considerando che il prezzo è intorno a 1 euro, vuol dire che ha scambiato scarsi 3000 euro di controvalore. E questo, diciamo, ti fa capire quanto, insomma, il titolo secondo me, va preso più con una logica legata ai fondamentali che al grafico, perché il grafico è talmente illiquido
gli scambi sono talmente rarefatti che un grafico ti dà indicazioni abbastanza relative. Quindi graficamente non mi dice nulla, vedo un lungo movimento di congestione dei prezzi che dopo aver toccato i minimi assoluti in questa, insomma, nella crisi post-Covid, adesso stanno tentando un recupero, però qui ribadisco, secondo me vanno fatte considerazioni fondamentali, cioè ritieni che gli utili attesi, quei risultati attesi che farà DigiTouch saranno superiori rispetto all'aspettativa? E se sì, è un titolo che sostanzialmente dovrebbe apprezzarsi, viceversa no. Non conoscendo Ok, l'aspetto fondamentale, insomma, certo, è un po' più non. complicato poterlo aiutare. Comunque, hai fatto bene a ricordare che ti possono scrivere direttamente. Allora, quasi in chiusura, Pietro, ho recuperato il messaggio precedente: era Servizi Italia e Banca Pharma Factoring. Quindi, Servizi Italia. Farmafactory abbiamo fatto, Servizi Italia adesso la vado a Esatto, Servizi riguardare. Italia. E poi c'è Paolo che chiede Banca IFIS e IMA. Come vedi questi due titoli? Sì, diciamo Banca IFIS e IMA le seguo più da vicino. IMA più o meno è una storia che conosciamo tutti, anche per la storia della famiglia Vacchi e quant'altro, insomma, è anche carina, diciamo, insomma, ci sono tanti aneddoti e quant'altro. Il titolo è fortissimo, ha avuto una debacle recentemente dalla quale si è ripresa, i minimi dell'11 marzo ormai sono abbondantemente alle spalle, quindi mi piace, è un titolo, insomma, che ha dei fondamentali solidi. Il fatto è che qui è più volatile rispetto al passato, anche qui non ci sono tantissimi volumi, quindi IMA la terrei in portafoglio, e anzi uno storno, un eventuale pullback in area 60 potrebbe essere un'occasione Ok. insomma, per entrare a un prezzo più ragionevole. Ok. Allora abbiamo detto poi Banca IFIS e poi appunto Servizi Italia, giusto? O sto perdendo qualcosa? Ok. Sì, allora Banca IFIS, anche qui interessante, vado a guardare il grafico. Sono, insomma, sorpreso che oggi i telespettatori, diciamo, mi chiedano più cose, insomma, titoli non delle blue chips, che solitamente le domande arrivano di più, però mi fa piacere la domanda su Banca IFIS perché è una struttura grafica interessante. Il titolo, inutile dirlo, soffre da tanto tempo. Però la cosa interessante è che i prezzi sono ingabbiati a partire dal 12 marzo all'interno di un rettangolo molto interessante. Se fai caso, tutte le aperture e le chiusure sono posizionate fra 8 euro e 9,40 euro. Quindi questo lungo rettangolo, che anche qui tipicamente movimenti di questo genere hanno un epilogo molto cruento, no? Quando i Sì. prezzi rompono o 9,40 all'insù o 8 all'ingiù, tipicamente si assiste a un'accelerazione molto violenta. Quindi questo secondo me è da monitorare, non entrando adesso, ma semplicemente mettendo due ordini condizionati, uno maggiore o uguale di 9,40, perché il breakout secondo me sarà Ok. eventualmente molto cruento, e uno invece minore o uguale di 8, perché un'eventuale discesa sarebbe violenta. Quindi questo mi piace graficamente perché queste fasi di compressione sono tipicamente particolarmente interessanti perché è in grado di generare un movimento o è in grado di fare tanta strada in poco tempo. Va bene Pietro, allora noi siamo quasi, cioè siamo in chiusura, ti devo salutare, però ricordiamo, parlavamo prima del fatto che gli eventi in questo momento, tutto l'ambito degli eventi stia aspettando delle risposte, no? E allora noi abbiamo detto più volte che Investing è stato rinviato, avrebbe dovuto esserci a maggio dopo un primo rinvio Investing Napoli, per ora resta fissata la data di Investing Roma a settembre, però è chiaramente ancora un po' in forse, nel senso che c'è un grosso punto interrogativo su quello che potrà essere ripreso o meno, ma ricordiamo anche che voi insomma lavorate sempre, anzi insomma fondamentalmente forse state lavorando di più e si è riaperta Investing Academy, giusto Pietro? Quindi continuate Sì, con le sessioni online. assolutamente sì, però io credo molto, Manuela, negli eventi fisici penso che diano grande valore, però volente o nolente siamo in stand-by per ovvie ragioni, quindi non ci siamo fermati, ma anzi abbiamo rilanciato con un bel percorso didattico che si fa 100% online, che si svolge su investingacademy.it, e quindi questo momento, diciamo, in cui i ritmi di vita sono probabilmente un po' più bassi, potrebbe essere anche l'occasione per incrementare la propria cultura finanziaria.
finanziario, in generale il proprio know-how per imparare una lingua, per imparare a fare qualcosa. E quindi il consiglio è di cogliere questa opportunità, cioè di sfruttare il tempo in maniera proficua. In Investing Academy c'è un videocorso veramente di grande qualità, soprattutto per chi è interessato al trading intraday. Quindi rimando a investingacademy.it per chi vuole Va bene, io intanto ho mostrato invece il sito di SOS Trader, ovviamente Pietro vi ha dato l'altro, ma insomma attraverso SOS Trader troverete tutti i contatti e Pietro aspetta le vostre sollecitazioni in attesa di rivedervi personalmente. Pietro, stessa cosa vale per noi, insomma prima o poi ci rivedremo in studio e anche ai vostri eventi che sono sempre seguitissimi, anzi saranno ancora più seguiti perché ci sarà la voglia di ripristinare questo contatto che abbiamo perso volenti o nolenti in questo momento. Grazie. assolutamente, me lo auguro, sono fiducioso. Grazie mille, a Certo, presto. sempre fiduciosi. Grazie Pietro Di Lorenzo e a presto.